Qualcuno potrebbe dire che tutto ebbe inizio il 17 marzo del 1883. Le All-Cartusians, nobili rappresentanti di Charterhouse, uno degli istituti dove il football ha visto la luce, vengono travolti inspiegabilmente e con somma sorpresa di tutti da una squadra di operai, il Blackburn Olympic, che li elimina dalle semifinali di FA Cup con un netto 4-0 e poi andrà a vincere la competizione cambiando per sempre la storia del calcio. In quell'occasione c'è chi grida allo scandalo, per affrontare gli old boys di Charterhouse, quegli operai hanno ottenuto ferie dai propri datori di lavoro e si sono addirittura allenati specificatamente per la partita. È un vero e proprio affronto, qualcosa che per chi regge le fila del calcio va addirittura contro i principi sportivi. In realtà l'Olympic ha soltanto ripreso e migliorato la formula utilizzata prima dal Darwin, primo club capace di mettere in difficoltà i nobili campioni londinesi, e sarà a sua volta superato e inghiottito dai concittadini Black Moon Rovers. Questi saranno a loro volta sorpassati dal presto al North End in un miglioramento continuo della formula, se così si può dire, che porta al professionismo e al calcio che oggi tutti conosciamo. Quando il primo campionato inglese vede la luce, nel 1888, non si tratta di una competizione che vuole il bene del gioco o del pubblico, ma di un'associazione di club che si sono resi conto che con le spese sempre più in aumento non possono bastare gli incassi delle amichevoli, peraltro soggette a imprevisti per garantire il futuro. Certo una soluzione sarebbe quella di ridurre le spese e di ridimensionarsi, ma sappiamo tutti benissimo in che società viviamo e quali sono i cardini che la mandano avanti. La Football League nasce come una competizione a numero chiuso, con 12 club fondatori e nessuna retrocessione. Ancora una volta si grida allo scandalo. C'è chi chiede l'esclusione di questi club dalla prestigiosa FA Cup. Chi si domanda che fine faranno gli allora seguitissimi tornei cittadini, locali, regionali, che riempivano le vite di migliaia di tifosi dell'epoca. Finiranno ovviamente per scomparire, così come molti altri club che semplicemente non possono più competere economicamente con il nuovo calcio che avanza. Anche la Premier League, anche le riforme che hanno portato prima dalla Coppa dei Campioni alla Champions League e poi alla Formula attuale, bloccatissima, con oltre il 75% dei posti ai gironi già assegnati ai campionati top. E le briciole che restano al resto d'Europa sono nate con gli stessi principi che hanno spinto prima il calcio verso il professionismo e poi le squadre inglesi verso l'allora Football League. Nel 1888, per fare un esempio, Nick Ross, stella dell'Everton ed ex Presto North End, guadagnava 10 sterline alla settimana in un'epoca in cui un professionista ne guadagnava una e mezzo, o forse due. E non era il calcio di oggi, non esistevano sponsor, contratti, tantomeno diritti TV. Il calcio è sempre stato questo e chi vi parla non è mai stato un nostalgico o un romantico a tutti i costi, nonostante le storie che racconto spesso vadano tanto indietro nel tempo. Bisogna rendersi conto comunque di cos'è lo sport che amiamo e di qual è il mondo in cui viviamo. Tuttavia, la paventata superlega, che inevitabilmente si sarebbe palesata prima o poi, rischia di togliere anche l'ultima cosa rimasta in un calcio dominato dai soldi. Il merito sportivo, quello che in fondo ha fatto innamorare tutti noi del gioco e che si basa sull'antico motto che in fondo sono 11 uomini contro altri 11 uomini e tutto può succedere. Quello che ha permesso storie come il Cagliari Campione d'Italia nel 1970, della Sampdoria Campione d'Italia a sua volta, è vicina a un passo alla Coppa dei Campioni, del Verona di Bagnoli e dell'Atalanta oggi stabilmente tra le Big e in Champions League. Escludere completamente dall'equazione il risultato guadagnato sul campo è qualcosa di aberrante e che va contro ogni principio etico e sportivo. Inaccettabile persino da chi, cinicamente, si rende conto di cosa è il calcio oggi e di cosa è il mondo da sempre. Se ne rese conto la Football League, che dopo sole 5 stagioni aprì il meccanismo di promozione e retrocessioni, strutturando poi la piramide calcistica nazionale per come la conosciamo. Ecco perché questa storia della Superlega è una storia completamente diversa. La sensazione, molto sgradevole, è che chi l'ha pensata abbia pensato esclusivamente al denaro e si sia completamente disinteressato di quello che succederà sul campo. Il rischio che il pubblico stavolta si allontani è concreto, senza più l'aspetto sportivo, e cioè competere tutti e che vinca il migliore, persino il gioco più bello del mondo rischia di non sopravvivere.